Buonasera amici di Briciole di Storia. Assolutamente sì, un qualcosa di molto rosso e di molto veloce, una Ferrari. Ma in realtà stasera non volevamo parlare di Ferrari No, le soltanto. abbiamo messe lì così per bellezza. Questo No, la cosa è molto più particolare, molto più emozionante ed è a partire da quel caschettino che vediamo caschettino qua. in omaggio, non sappiamo esattamente dove e non sappiamo nemmeno quando. Beh, parliamo comunque degli anni 70. Anni 80, 80, anni 70, 80, fine 80. anni 80, metà anni 80. Era la riproduzione del casco di Gilles Villeneuve, Come possiamo vedere da dal cartoncino che era legato alla confezioncina, ed erano previste anche 78. 78 è Il l'anno del modello, casco, certo. quindi è stato emesso un po' E dopo. queste sono le Le decalcomanie. calcomanie che andavano messe in No, acqua. ragazzi, non sono adesivi. No, Se li quindi la stacchi, colla. non appiccicano. No, vanno messi in acqua, la colla si scioglie e al momento giusto vanno trasferiti dal cartoncino al casco e aspettare che l'acqua evapori e in quel modo rimangono perfettamente Infatti, essendo bene. uno sbattimento, sono ancora attaccati sul cartoncino e Esattamente. non sul casco. Bello, è in piombo. È piombo quello da modellini. Perché tutto questo? Per ricordare Gilles Villeneuve, che è stato uno dei piloti in qualche maniera storici e emozionanti. Secondo forse soltanto a Nuvolari. Ci eravamo messi con il nostro staff a ricostruire tutte le date e avevamo anche trovato alcuni elementi di cui parlare. Sì, certo, che ha cominciato a correre con la McLaren, che nel 78 è passato alla Ferrari, che ha combinato un bel po' di guai all'inizio della sua carriera in Ferrari, che poi ha vinto in tutto soltanto 6 Gran Premi. Però ha dato tanto spettacolo. Però aveva un modo di guidare che emozionava il pubblico, esattamente come Nuvolari, con la filosofia del non mi tiro mai indietro, ci Assolutamente. provo sempre e comunque. Per cui noi ricordiamo alcuni suoi duelli con Arnoux, ricordiamo la gara in cui ha proceduto per alcuni giri con Sì, sostanzialmente l'alettone davanti in faccia e correva lo stesso, sorpassi al Gran Premio di Monaco dove era assolutamente impossibile passare e lui passava lo stesso. Naturalmente, se vai con questo stile rischi anche un pochettino di più, e infatti molti incidenti all'inizio li faceva. E ci siamo accorti che non vale la pena di stare a raccontare le date, tutto quello che è successo, perché quello che è Villeneuve era l'emozione. Il suo compagno di scuderia era anche più bravo, più capace. Jody Scheckter, con quella l'auto di Jody Scheckter, esattamente uguale a quella di Villeneuve. Quella con cui Jody Scheckter ha vinto il campionato del mondo nel 79, con un po' più di prudenza, sicuramente è riuscito a ottenere risultati maggiori. Però Jody Scheckter se lo ricordano in pochi, Gilles Sì, decisamente. Villeneuve se lo ricordano in parecchi. Sì, direi tutti quelli che amano la Formula 1. Volevo solo dire una cosina solo sul prodotto, su questo. In realtà questo è un omaggio Molto modesto, molto molto modesto, semplice. uscito con autosprint in polistirolo, tutto da montare e assemblare. Era una cosa molto divertente, io ricordo questi modellini ed era molto molto divertente prenderli, farli e assemblarli e giocarci. E essendo cose molto delicate, leggere, sono diventati anche quasi introvabili. Perché Quindi questo è più raro. una cosa, sì, è raro, perché più una cosa è Sì, delicata quello e meno pregiata, più se ne perde la presenza in giro, punto. è. La fine Bello. della storia di Villeneuve la sanno tutti, purtroppo lui aveva il compagno di scuderia Pironi o Pironi, con il quale naturalmente era anche un po' in concorrenza. Nell'82 ci fu il Gran Premio di San Marino, durante la quale la Ferrari dominava completamente. È arrivato l'ordine di scuderia di moderarsi, di non mettere a repentaglio la sicurezza delle auto, visto che erano primo e secondo, primo Villeneuve, secondo Pironi. Pironi ha superato Villeneuve e Villeneuve se l'è presa molto, anche perché in Ferrari non hanno preso posizione come avrebbero dovuto, forse. Al Gran Premio successivo Villeneuve è arrivato molto molto carico di rabbia. Provava per andare in griglia davanti al rivale compagno di squadra, ci ha messo forse un po' troppo di foga, un episodio di sfortuna con un pilota che voleva lasciarlo passare, ha accostato a destra proprio dove Villeneuve voleva passare e l'incidente è stato mostruosamente forte È mortale. e mortale. E così è finita la storia di un pilota che nessuno dimentica.
E con questo momento di emozione, di qualche cosa che tutti noi ricordiamo nel passato, salutiamo i nostri amici di Briciole di Storia. Alla prossima!